Salutiamo un po' Però di persone, ciao Stefano, ciao Fernando, ciao Adri, ciao Andrea, ciao Antonello, Federico, Stefano, adesso risponderemo man mano a tutte le vostre tantissime domande. Federico ci chiede, dal secondo anno in poi che sei nel regime forfettario, puoi dedurre dall'imponibile i contributi previdenziali pagati l'anno prima? Se però il secondo anno costituisco un SRLS ed entro nel regime ordinario, posso dedurre comunque i costi sostenuti nel primo per i contributi previdenziali? allora, Bellissima domanda, molto esatto, ottimo. particolare. Allora, sì, esatto, ti confermo che i contributi li puoi scaricare. Il fatto è che in un forfettario, soprattutto i primi 3 anni, quello che pesa molto non è tanto il 5%, quello che pesa molto è il carico contributivo alla fine, perché comunque, vabbè, è ridotto per alcune parti, però è l'INPS che pesa di più. Quindi se tu, ti faccio un piccolo esempio, se tu pagassi 1000 euro di INPS, questo significa che l'anno dopo questi 1000 euro di IMSS ti danno un risparmio di imposta di 50 euro, che per carità è buono, però non è poi così eclatante in generale. Quindi è vero che i contributi IMSS li puoi scaricare, però ogni 1000 euro, 50 euro è proprio una cosa, insomma, che nell'arco di un anno, di un intero, diciamo, di un'attività imprenditoriale, non posso, insomma, basare questo incentivo, cioè la crescita della mia azienda su questo incentivo. Tutto Poi Stefano Ragazzoni ci chiede: io sono dipendente a qua. tempo Ok. pieno full time, mi conviene forfettare così non pagherei l'INPS? Esatto, bella domanda, esatto. Magari dopo verifica anche Stefano se hai molte attività con l'estero, se ne hai molte, sai che comunque insomma devi puoi versare anche l'IVA. Quindi i dipendenti Confermo, full time hanno questa agevolazione enorme, proprio è quindi ideale. Sì, è ideale. 25-27% in meno, abbattuto senza il Sì. fisso, senza niente, quindi vendete su Vi Amazon. confermo che esatto, che praticamente la cosa migliore, allora la cosa migliore in teoria è che sempre a livello insomma teorico che voi possiate avere il vostro lavoro a tempo full time e dall'altra parte a casa avete una bella SRL perché potete avere altri bonus di risparmi fiscali e in più non pagate l'INPS, insomma, direi che è fantastico. Fabio Russo ci chiede: sapevo che per poter vendere in tutta Europa con il regime forfettario bisognava avere una posizione fiscale in ogni paese in cui si vende. È possibile avere la conferma di questa cosa? Dipende da quanto, diciamo, Qual è il volume fatturi. di fatturato in quel determinato paese? Esatto. Secondo me, Fabio, tu ti riferisci principalmente al paneuropeo. Al paneuropeo ti confermo che c'è una grossissima limitazione, ma è da parte di Amazon, non è una normativa. È da parte di Amazon che per partecipare al paneuropeo e per attivare quello lì devi necessariamente avere la partita IVA in ogni singola nazione, quindi lì c'è un blocco di Amazon. A livello normativo, quindi se tu facessi la spedizione da solo, lì semplicemente hai dei tetti di fatturato, giusto? C'è un limite di fatturato in Germania, è Che di quasi tutti i paesi, tot non mila tutti, euro è e c'è. sui Ma 35.000 euro. Praticamente molti no, paesi, alcuni erano mica anche 70, sì, no? pochi, cioè comunque Pochi. il limite massimo proprio dalla legge europea è 100.000 euro Ecco, praticamente, ok. oppure una soglia minore stabilita dal Quindi, paese, se in quel molti paese più di superi questa 35. soglia, allora devi obbligatoriamente, da normativa europea e anche appunto nazionale, comunitaria e così via, devi aprire la partita IVA. Se no, a meno che non sei obbligato da Amazon, come nel caso paneuropeo, non devi. Ah, Sì, ma Giovanni, avendo due entrate devi fare la dichiarazione dei redditi. se sono dentro alla stessa, Giovanni. diciamo, persona fisica o dentro la stessa SRL, no, praticamente. Ok, Antonio ci chiede: se dal forfettario si passa al regime ordinario, se poi negli anni successivi torno ad avere i requisiti per il forfettario, posso Ok. effettuare il passaggio oppure si deve restare per forza in regime ordinario? Lo stesso per SRL, si può ritornare al forfettario se si Sì, chiude un passaggio di qua e di là tranquillamente, senza limitazioni poi particolari? potrebbe essere L'unica cosa che. che ti salta è il 5% per i primi anni, Sì, è giusto? quello lì, esatto, si perde quello. E, che poi, beh, Antonio, potrebbe essere che già il prossimo anno ricambiano anche alcune regole, perché tanto sto forfettario, ragazzi, da com'era, ogni 2 anni Esatto, quasi è stato sempre cambiato, quindi esatto. io non so se fra 2 anni rimango uguale il forfettario. Vero. Alberto ci chiede una domanda: se ho una società in Estonia e vendo su Amazon Italia, come mi devo comportare con l'IVA? Guarda, per la società estera devi fare riferimento ovviamente alla loro legislazione, Sì, no? è lo Quindi. stesso meccanismo di noi vendere in altri paesi. Praticamente possiamo vendere, non c'è problema, però fino a una certa soglia. Perché Ok. superata, semplicemente dobbiamo aprire una partita di inventario, insomma. Emanuele ci chiede: ciao, ho un problema, dovrei aprire la partita IVA e praticamente
e qui sono uscite, praticamente non dovrei utilizzarla subito, pagherei ugualmente le tasse, nel senso che si può lasciarla ferma senza pagare nulla? Ottima domanda, se l'apri come commerciante hai sempre questi contributi INPS che devi fisso INPS, pagare. indipendentemente, ogni 3 mesi, giusto, circa 800-900 euro. Un po' più alto perché si sta incrementando. 900, 920. Ma però per il portatario 35% in meno, quindi sarà Ah sui sì, 600, giusto, 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 giusto. 600 euro indicativamente ogni 3 mesi. Invece se sei un professionista, ad esempio un consulente marketing, se tu fatturi zero in un anno, paghi proprio zero. Dovresti pagare solo il commercialista praticamente. Rocco vuole fare una cosa particolare, quindi anche se Rocco è un indipendente full time, vuole aprire un regime fiscale, vuole aprire partita IVA con regime fiscale forfettario per fare consulenza, quindi account management, suppongo, quindi avrà un codice Ateco per svolgere l'attività di consulente e dopo però vorrebbe anche vendere su Amazon. Che cosa deve fare? Ah, Beh, non inizia come c'è. consulente, io ti direi, Sì. così eviti insomma il fisso minimale INPS. Dopo, quando avrai intenzione di vendere, dovrai aggiungere il codice Ateco, iscriverti in Perfetto. Camera di Commercio, eccetera, cioè, giusto? Ottimo, Capita ottimo, Jacopo. spessissimo, ormai insomma sono abituato anche io a rispondere. Sta diventando un consulente anche lui, quindi anche lui è Esatto. A abilitato. proposito di questo aspetto qui, noi stiamo preparando una cosa bomba, ragazzi. Esatto, Una però cosa bomba, però è top secret è per il un momento. segreto ancora. È una cosa molto specifica sull'ambito fiscale che aiuterà molte persone iscritte al gruppo a, insomma, capire, a scegliere e a ottimizzare anche fiscalmente tutta la propria attività. Però sarà una cosa che arriverà, insomma, tra un po' di tempo. La stiamo preparando. Anche Quindi state se... in contatto con noi perché ci sarà una bella sorpresa per tutti voi. Esatto. Andrea Barbi, ho già una partita IVA con regime forfettario come agente di commercio. Posso aprirne un'altra per Amazon senza pagare di nuovo i contributi INPS 2 volte? Gli agenti di commercio Ah hanno dei sì, contributi particolari. Sono sempre iscritti commercianti? Non mi ricordo. sì, loro sono abbastanza sicuro, Andrea, che tu paghi comunque anche l'INPS commercianti, no, non Sì. la paghi 2 volte. Semplicemente se tu genererai maggiore ricavo, pagherai l'INPS eccedente il minimale, perché tu avrai due redditi che si sommano insieme e quindi l'INPS ti chiederà più soldi. Però Ok, Federico. comunque alla fine no, è solo una volta i fissi, solo I fissi si pagano solo una una volta. volta, cioè se ti iscrivi appunto come commerciante, come si chiama? Sì, esatto, è nella gestione Nella commercianti, gestione però è lo stesso nome. commercianti, ecco, nella gestione commercianti paghi una volta, non è che la gestione ti chiede soldi 2 volte, giusto, suppongo. Esatto, perfetto. Siamo andati fuori focus. Allora, quanto costa aprire una partita IVA nel regime forfettario e come SRLS? Bella Questo domanda, direi però che è puoi mandare relativa. Sì, relativa. Io ti certo. direi, in questo caso, puoi contattare direttamente Simone e verificare con lui per quanto riguarda l'SRL e l'SRLS. Quindi entrambe, e puoi verificare direttamente con lui. Lo trovi all'interno del gruppo e Simone risponde in maniera molto veloce. Mi piace il mio lavoro. Grande, ecco, questo si vede E che è mi piacciono i appassionato. ragazzi di Amazon perché sono intraprendenti. Esatto. Salve, è possibile iniziare con un regime? Troppe domande, qui continuo a scendere. Regime Di affiliazione regime di subordinazione. affiliazione. Allora, Marcello ci chiede: Salve, è possibile iniziare un regime di affiliazione subordinando l'apertura di partita IVA solo all'effettiva resa del progetto? Lì a questo punto lì dipende con chi collabori, perché la Eh sì. responsabilità ce l'hanno loro, nel senso che poi come cioè, o lavori nero o no, No, dopodiché però sono allora, se è loro. una consulenza o sulle affiliazioni puoi parlare in tenuta d'acconto, Sì, prestazione occasionale. esatto, Se è cioè. una vendita di prodotti, no, allora, Esatto. cioè devi aprire una partita Praticamente IVA. sarebbe così, è che tu fai appunto una consulenza loro, loro fatturano anche la merce perché la vendono loro, tu gli fatturi la consulenza, il lavoro occasionale è puro questo, bello. Questo Perfetto, ragazzi, direi che insomma abbiamo cercato di rispondere praticamente a tutte le domande. Se qualcuna è rimasta in sospeso, ripostatela che così la vediamo, perché sennò. Ormai ne sono arrivate insomma così tante che non riusciamo più a seguirle. Vuoi dire, ragazzi, mettete like se vi sta piacendo la diretta. Noi tra un po' Alberto. siamo in chiusura. Ci saranno altre 3 live molto interessanti settimana prossima. Poi vi ricordo che l'apertura delle iscrizioni al corso sarà l'11 febbraio, quindi faremo proprio per questo periodo altre 3 live super interessanti. E Simone è presente all'interno del gruppo, quindi se avete domande potete scrivere all'interno del gruppo E e vi poi. invito ad andare a vedere il mio blog Caspita, www.efficaciafiscale.com, è un è blog bellissimo. specializzato in cui parlo solo di fisco dedicato all'SRL, in cui ci sono tanti, tanti, tanti ottimi strumenti per andare a ridurre il carico fiscale della vostra SRL. Perché comunque, ripeto il concetto, oltre al forfettario, che comunque è per legge che ha una tassazione bassa, lo strumento che in Italia, in questo momento storico, veramente funziona e vi permette di ridurre le tasse in maniera sana è l'SRL. Ci sono tanti modi e ve li spiego dentro al mio blog. Quindi ci vediamo lì. Esatto, perfetto.
Io direi che, insomma, hai altre domande comuni che ti viene un'ultima domanda comune che ti Allora, viene in mente ci, su allora, Amazon? Ce ne ci sono sono anche tantissime. tante cose, però me le voglio riservare per tutte le persone che accederanno a questo nostro, Bravo. Nostro pacchetto. Quindi ci saranno tante belle cose, ma molto importanti, però saranno appunto riservate poi a chi insomma avrete tutte quante le informazioni. Quindi non vi Esatto, quindi preoccupate. ragazzi, potrei fare come vendita di infoprodotti. Vabbè, rispondiamo a questa Ok, domanda di Peppe. certo. Peppe ci chiede una domanda al limite, l'ultima domanda a cui rispondiamo, una domanda al limite, ok? Se apro la partita IVA come commerciante Ok. per fare anche attività di consulenza, potrei fare come vendita di infoprodotti? Sì, praticamente, Sì. cioè, praticamente così è giusto, nel senso che comunque bisogna vedere il codice Ateco che tu hai. Se poi hai una ditta individuale si fa in maniera molto più veloce. È ovvio che devi verificare il codice Ateco, se non ce l'hai devi appunto aggiungerlo come certo da Jaspa. Quindi direi che Ok, si fa molto perfetto. bene. Grazie ragazzi. Ragazzi, a presto. Mi raccomando, insistete ai ragazzi per fare una nuova live fiscale. Mi raccomando. Esatto, se insisterete noi la faremo. Esatto, quindi insistete con tutti quanti loro. E altra cosa, ricordatevi di iscrivervi anche al mio blog. Fatelo Esatto. subito. E poi ci vedremo prossimamente con una cosa super interessante. Dopo appunto l'apertura delle iscrizioni al corso che sarà l'11 febbraio, ci vedremo dopo sempre con Simone, con un'altra cosa molto molto interessante che stiamo preparando per In voi. cui vi abbiamo riservato tanti bei segreti che saranno, diciamo, custoditi in un cofanetto a parte e destinati solo a chi accederà a questa Esatto, offerta. Antonino, poi pubblicheremo anche il link del blog di Simone così potete andare a vederlo. Ciao a tutti, ragazzi. www.efficaciafiscale.com. A Esatto. presto, ragazzi. Ciao. Ciao, ciao ragazzi. Buon fine settimana e buona domenica. Buona domenica, giusto? Ma per È noi sabato, si lavora sempre, insomma, quindi. giusto. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al canale e se vuoi interagire con noi, clicca il tasto qui sotto e iscriviti al nostro gruppo riservato. Ciao, al Ciao! prossimo video!